La liturgia ambrosiana della Domenica delle Palme, riferendosi a due episodi che si susseguono nel capitolo dodicesimo del Vangelo di Giovanni, prevede due celebrazioni. Il primo episodio avviene a Betania nel contesto di una cena preparata per Gesù da Marta, dove Maria, sua sorella, compie poi il gesto che anticipa la lavanda dei piedi del Giovedì Santo. La mattina seguente Gesù su un asinello entra poi in Gerusalemme per dare compimento alla sua Pasqua. Tutto inizia a Betania con una cena tra amici, come se Gesù, sentendosi ricercato a morte dai capi dei giudei, avesse la necessità di una sosta, di una tregua, passando in intimità una serata tranquilla con chi gli vuole bene e lo può capire al volo. Quasi bastasse un'occhiata, uno sguardo amico, e forse Marta se ne accorge per prima, vedendosi comparire Gesù sull'uscio di casa in compagnia di alcuni suoi discepoli. Lo accoglie in fretta e subito improvvisa per lui una bella cena, senza rendersi conto che Gesù farà la stessa cosa di lì a pochi giorni per i suoi amici più intimi e fidati nell'imminenza della sua passione, nell'imminenza della Pasqua ebraica, ma volendo definitivamente avviare la sua e nostra Pasqua, una cena. Così, appena a Betania si è sparsa la voce della presenza di Gesù, altri allora bussano a quella porta, quasi volessero contemplare lo spettacolo di Lazzaro risuscitato, seduto a tavola accanto a Gesù. L'amico Lazzaro, testimone silenzioso e tangibile di una vita che può ricominciare, che guarda ed osserva provando la gioia intima, la dolcezza profonda della presenza di Gesù. Viene per chi ama davvero e già sperimenta il dono di sapersi fermare senza alcuna pretesa, senza falsi o retorici giochi di parole, viene il momento di gustare certi silenzi, abbagliati dal mistero di Gesù che già in noi si manifesta. Viene il momento, come già si intuisce all'avvio di questa settimana della sua passione e morte e resurrezione, nel quale ci è chiesto di saper sostare in silenzio, guardando a Lui semplicemente, fissando in modo deciso lo sguardo su di Lui, lasciandoci condurre nelle pieghe di un amore indicibile. L'invito dunque è anzitutto a guardare più che a parlare, guardare al gesto di Maria che prese 300 grammi di profumo di puro nardo assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù e poi li asciugò coi suoi capelli, come non ci fosse nulla da spiegare, perché il fatto in sé è evidente, a patto che lo sguardo di chi vede sia limpido, sia puro, perché c'è sempre il rischio che qualche pregiudizio malizioso, un vaniloquio pettegolo possa prevalere e il mistero d'amore che proprio questa scena comporta potrebbe immediatamente svanire, evaporare. Giuda per primo infatti rompe l'incanto del gesto di Maria, teorizzando una sorta di pauperismo retorico. Com'è possibile monetizzare la gratuità di un qualsiasi gesto d'amore? Si chiede infatti Giuda, ma perché quest'olio profumato non si è venduto per 300 denari per poi darli ai poveri? È sin troppo facile purtroppo assistere anche oggi al triste spettacolo di tante parole che pure vorrebbero dire il Vangelo, ma senza alcuna pietà, senza amore, senza gratuità, tanto che il perdono si fa perdonismo ad oltranza e la misericordia viene contrapposta all'esercizio paziente della giustizia e della verità, che costa. Saper sostare con amore davanti al mistero della sua passione e morte, dedicando il nostro tempo, ci aiuterebbe ad andare ben oltre quel senso di inettitudine, di incapacità profonda che ci prende quando decidiamo di voler agire secondo il cuore di Dio e davanti a tante vicende umane, spesso difficili e complesse, l'amore, quello vero di sua natura, comporta
un certo coefficiente di follia che non ha alcun prezzo, va semplicemente dato, donato, e quando c'è, semplicemente si vede. E Maria compie quel gesto rompendo un vasetto di profumo prezioso che versa senza calcoli sul corpo di Gesù, come la vedova povera del Vangelo che nel tesoro del Tempio getta tutto quello che aveva per vivere, dice il Vangelo di Luca. Va decisamente superato lo schema dell'accumulo e del calcolo, cominciando a donare non qualcosa, ma anzitutto se stessi, senza alcuna pretesa di ritorno. Va rotto senza indugio il moralismo che sempre mortifica e trattiene la spontaneità di un gesto sincero, l'entusiasmo che mortifica il coraggio, togliendo slancio a chi ancora vorrebbe poter regalare un abbraccio, porgere la mano ad un nemico, regalare senza calcolo uno sguardo di pace, un sorriso. Rinasca la speranza e la tenerezza nei giorni nei quali è Lui che non ha misura e rompe ogni nostra resistenza. Teniamo fisso ancora lo sguardo su Gesù, come ci ricorda la lettera agli Ebrei, imparando ancora da colui che, avendo amato i suoi, li amò sino alla fine, radicalmente, senza misura. Ci sarà così data la grazia di sentire l'intensità del profumo che proprio Maria ha sparso sul corpo di Gesù. Sarà dato a chi ci incontra il dono di percepire qualcosa di nuovo dentro le nostre case, dentro le nostre chiese. Forse anche Gesù ne è rimasto ammaliato e preso al punto di sentirsi a sua volta consolato, incoraggiato, cioè ben disposto a proseguire per la sua strada in obbedienza alla volontà d'amore del Padre suo. Così, con più decisione, Gesù il mattino seguente si recherà sotto le mura della città santa di Gerusalemme per dare compimento al suo destino di passione e di morte, alla sua e nostra Pasqua di resurrezione. Che sia una buona domenica per tutti, una buona settimana santa per tutti.